Fabrizio Castori, benvenuto a Carpi. Mister, con quali obiettivi arriva per questa nuova avventura? Intanto grazie per il benvenuto. Io arrivo con l'obiettivo di far bene. Ho tanta voglia, tanto entusiasmo. Sono felice di essere approdato in una piazza che la storia recente ha dimostrato che sa lavorare bene. E quindi non vedo l'ora di cominciare perché il campo mi manca. Programmazione chiara, crescita costante, è un posto però dove gli allenatori nelle ultime stagioni hanno avuto abbastanza pressione. Ma la pressione non mi spaventa, anche fa parte un po' del ruolo nostro, quindi non è questo il problema. L'importante è lavorare bene, lavorare in sintonia con la società, fare una squadra che sia un gruppo vero, di uomini veri prima di tutto, di gente motivata che ha fame, che ha voglia, che interpreti un po' il mio modo anche di fare calcio, che è anche quello che più o meno mi ha chiesto la società di poter espletare. Squadra, diciamo, ecco, di squadra giovane innanzitutto, di prospettiva sicuramente, e dalle forti motivazioni, dalla fame, perché tanto la piazza e la società hanno questo tipo di aspettativa, e poi anche perché è un po' il mio calcio questo, quindi siamo in perfetta sintonia sotto questo punto di vista. Visto ieri il presidente Cagliume ha riportato le parole del patron Bonaccini quando, insomma, avete trovato l'accordo. Bonaccini ha detto: ho finalmente trovato il mio allenatore ideale. Come è stato il primo contatto con Bonaccini? Questo mi fa piacere, sono contento. Speriamo che abbiamo davanti a noi una strada che sia prodiga di soddisfazione per entrambi. È stato positivo, io ho un po' a pelle, no? Mi ha fatto una buona impressione, soprattutto perché le persone semplici che parlano chiaro sono quelle che a me personalmente lasciano una impressione sicuramente positiva. Poi sono contento, come ho detto prima, di essere approdato in questa piazza e mi sento giustamente motivato e responsabilizzato a ripagare con il lavoro, con la serietà e soprattutto con i risultati la fiducia che mi è stata riposta. È un Carpi ancora in fieri, ha un blocco di 12-13 giocatori sotto contratto, però arriveranno anche tanti giovani. Lei, insomma, è pronto a lavorare con i giovani? Sì, non, ma sono stato io, è un po' la mia storia, no? Quindi non è questo che mi spaventa. Poi il mercato è lungo, si sa che si completerà negli ultimi giorni quando magari i prezzi si abbassano e le società hanno necessità anche di sfoltire qualche giocatore. Non è questo che mi spaventa, assolutamente. Ci sono anche abbastanza abituato. Quindi poi ho fiducia nel direttore perché meno male so come lavora lui. Abbiamo identità di vedute nella tipologia dei giocatori che dobbiamo portare a Carpi e non sono per niente preoccupato.